Ciao, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono. Ogni volta sembra che lo faccio apposta di cominciare così. Ciao, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi video sottospecie di story time. Dal titolo più o meno avrete letto di quello di cui andremo a parlare nel video. È stato un periodo un po' me, per quanto mi riguarda, sia dal punto di vista della salute che di piccole cose che mi sono successe, è stata veramente una cosa allucinante. Io mi sono sentita un personaggio del film, una serie di tragici eventi, perché veramente sono successa una cosa dietro l'altra che mi sono detta: vabbè, basta, allora ditelo, allora veramente ditelo. E quindi non so, oggi avevo voglia proprio di fare un video tranquillo, di mettermi qua, di parlare con voi. Infatti oggi non sono su una sedia, ma sono proprio sul letto, seduta sopra il letto, perché avevo proprio voglia di fare una cosa super, super tranquilla e mi sono anche voluta prendere del tempo, off camera per prepararmi. Infatti mi sono preparata con calma, ho fatto proprio una doccia rilassante, mi sono fatto un tè, perché non so se lo sentite o non so se lo vedete, però spero di no, perché vuol dire che col trucco sono riuscita a coprire la mia malatudine, oddio, non so parlare, però non sto proprio benissimo in questi giorni. Quest'ultima settimana è stata un po' difficile per quanto mi riguarda e adesso vi spiegherò un po' il tutto. Ho fatto anche una brevissima lista delle cose che mi sono successe perché avevo paura che tipo mi dimenticassi qualcosa, e sicuramente mi dimenticherò qualcosa, ma vabbè. Io spero che questa tipologia di video vi possa piacere comunque, perché è un video che parla un po' alla fine del nulla, perché vi racconto soltanto un po' di cose che mi sono successe, però c'avevo proprio voglia di star qui e parlare con voi. Quindi per chi ci avrà voglia di ascoltarmi, di star qui con me, prendetevi una tazza di tè, di caffè, di quello che volete e stiamo un po' insieme. Allora, prima di cominciare il video, volevo partire con una bella notizia, ovvero giorno 8 verrà qui mia sorella e starà qui con me per un po' di tempo. Non porterà con sé Mickey, mio cagnolino, per via di una serie di cose, però vabbè, non vi preoccupate, anche perché io a novembre, oltre la fine di ottobre o inizi di novembre, dovrò tornare giù in Sicilia per un po' di tempo, quindi lo rivedrò sicuramente prestissimo. E infatti mia sorella non ha neanche prenotato un volo di ritorno, perché forse torniamo insieme. Comunque vabbè, un sacco di cose che non sto qui a raccontarvi perché sono cose mie. E quindi niente, ci tenevo a dirvi che appunto lei verrà l'8, io sicuramente vloggerò nei giorni in cui lei sarà qua, non penso tutti i giorni perché spero che stia il più tempo possibile, però gran parte dei vlog li faremo, perché lei ha proprio tanta voglia di girare, di andare in Duomo, di andare al centro commerciale di Arese, quindi sicuramente vi porteremo con noi, perché sapete che mi fa tanto tanto piacere e anche a voi fa tanto tanto piacere, quindi è un piacere per tutti. Vabbè, si vede che sto male oggi. Allora, praticamente questa settimana è stata un po'... nel frattempo io mi metto comoda, cioè così tra poco mi vedrete distesa nel letto. È stata una settimana un po' così, perché praticamente ho iniziato a sentirmi poco bene. Infatti non so se lo vedete, però sto un po' così. Non so se vedete anche qui, proprio sull'arco di Cupido, ho una crosticina che praticamente è un herpes che se ne sta andando, ma ci arriveremo. E ho iniziato a sentirmi un po' male questi giorni, e proprio debole fisicamente, mentalmente, non della serie che sto andando verso la pazzia, ma nel senso che sono proprio un pochino giù di morale, ecco, diciamo. E io di solito quando sto male fisicamente sto anche male un po' di testa, perché mi abbatto tanto. Penso che sia una cosa un po' comune, no? Quando si sta male, cioè si è sempre un pochino più tristi del solito. E quindi praticamente una mattina mi sono svegliata e stavo malissimo, proprio male, 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 male. E mi sentivo che mi doveva venire il ciclo. Infatti da quando io ho smesso di prendere la pillola, il mio ciclo è un pochino ballerino, viene non proprio regolarmente, viene un po' quando vuole lui. Io per fortuna ho un'applicazione che più o meno mi dice quando dovrebbe venire, e lui o un po' di giorni prima, un po' di giorni dopo, poi arriva. E quindi sapevo che ero in quel periodo. Allora la mattina mi sono svegliata, vado in bagno, mi sciacquo la faccia, faccio tutte le mie cose. A un certo punto sento che qua, all'altezza dell'arco di Cupido, mi prudeva tantissimo, e io, siccome ho sempre sofferto di herpes, sin da quando ero piccolina mi venivano spessissimo, perché ho le difese immunitarie, anche quelle un po' ballerine.
E quindi quando mi si abbassavano di un pochino le difese immunitarie, mi veniva l'herpes, era proprio una cosa regolare e quindi sapevo che mi sarebbe dovuto venire l'herpes, quindi felicità ovviamente, io proprio emozioni a mille e per fortuna io qua a casa mia ho un sacco di creme per curarlo, io utilizzo per lo più la Ciclovir, che è una crema antibiotica che a me piace tantissimo, perlomeno su di me funziona e quindi me ne sono messa un quintale. Allora vado verso il water, cose bellissime da raccontare in video, e praticamente col mignolino sbatto contro lo spigolo della doccia. Io ho un bagno molto molto stretto, quindi mi capita spesso di sbattere o sul muro o da qualche altra porta se non sono super concentrata. E lì quella volta ho sbattuto il mignolino, quindi un dolore, ma un dolore atroce, e mi era anche proprio scesa una lacrimuccia e io pensavo che quella volta me l'ero rotto. Cioè ero proprio certa che mi sono detto stavolta il mignolino l'ho fatto fuori. Alla fine non era così, il mio mignolino alla fine sta ancora bene. E quindi niente, poi vabbè, scopro durante l'arco della giornata che mi è anche arrivato sto benedettissimo ciclo, che bello, e quindi quella giornata era cominciata proprio di M, è stata proprio una giornata di M assoluta, e ho detto ragazzi, peggio di così non può andare, e invece può andare benissimo, perché praticamente quella mattina io volevo mettermi a girare un video, o comunque quella mattina o il giorno dopo. E allora decido di girare questo benedettissimo video, lo giro ed era il video Ask, se non sbaglio, il primo video Ask. E nulla, nel pomeriggio lo voglio montare così già lo caricavo e poi lo programmavo per pubblicarvelo. E praticamente internet non va. Bene, bellissimo. Io ho la fibra qua a casa, della Vodafone. E vedo che non va internet, dico Dio che succede, che non succede, vado dove c'è il modem e il modem mi dava un piccolo segnale di errore, ovvero c'era una piccolissima spia rossa che mi diceva che appunto non andava internet e questa cosa già mi era successa quando ero tornata, giorno 6 settembre, però io mi ricordo che lì avevo tipo spento, riacceso. E bene o male mi si era sistemata la situazione, quindi io faccio così, spengo, riaccendo, faccio anche, tipo cerco su internet questo problema e devo resettare il modem, quindi cerco di resettare il modem, io non sono brava nella tecnologia, c'è proprio zero, e quindi vedo un po' dei tutorial, delle cose su come fare, come non fare, faccio tutto quello che c'è scritto, ma non riesco proprio a resettare sto modem e non andava. Fino a quando io decido di chiamare l'assistenza clienti della Vodafone, sono stata tipo al telefono 40 minuti, perché una volta mi hanno messo giù, un'altra volta non riuscivo a chiamarli, l'altra volta ancora mi dicevano che tipo non c'erano operatori disponibili, cioè un casino. Ovviamente sapete che chiamare gli operatori è veramente sempre un delirio. Alla fine riesco a contattare un operatore e mi risponde dalla Croazia, quindi anche lì c'è tipo la. Diciamo che con la lingua non ci stavamo capendo tanto perché io ho anche provato a parlare in inglese con questa operatrice, però niente, non siamo riusciti a capirci. Alla fine lei mi ha messo in contatto con un operatore qua a Milano e io ho esposto il mio problema, tutto quanto, e loro mi hanno detto adesso noi inoltriamo il tuo problema al servizio clienti e poi te lo risolveranno loro da remoto. E non dovrà venire nessuno a casa tua. E quindi io contentissima, anche perché poi mi avevano regalato dei gigabyte in omaggio per tutti i giorni che mi sarebbero dovuti servire fin quando non si riparava questa linea internet. Quindi io contentissima. E sono riuscita a caricarvi il video. Ci sono stata tipo un'ora a caricare un video di 20 minuti, però vabbè. Scusatemi, ma devo bere qualcosa perché veramente. E quindi nulla, praticamente passano. La tipa mi aveva detto tra le 24 e le 36 ore, no, o le 72, alcuni giorni comunque ci volevano al massimo. E vabbè, io ero un po' così, però ho detto vabbè, mi danno i giga, chi se ne frega. E praticamente il giorno dopo mi chiama un tipo della Vodafone e mi dicono che devono venire da me. E quindi io tipo così, disperatissima, perché non avevo proprio voglia di vedere nessuno perché avevo questo herpes sulla faccia e proprio mi sentivo uno schifo, non c'avevo proprio voglia di vedere nessuno, stavo veramente poco poco bene
E quindi mi sono detta, vabbè, venite. E lei, loro mi dicono, vabbè, verremo nel primo pomeriggio tra le 4 e le 6, una roba del genere, che poi il primo pomeriggio non è, però vabbè. E quindi io ero tranquilla perché ho detto, vabbè, verranno nel pomeriggio, nel frattempo faccio quello che mi pare, faccio quello che voglio. Infatti mi ero rimessa a letto perché proprio stavo malissimo e mi ero messa proprio sotto le coperte, stavo proprio male, male, male. Poi, dopo un po', verso l'ora di... che sono state le 12, penso, perché la prima chiamata mi era arrivata alle 9. Alle 12 mi squilla di nuovo il telefono, era un numero di cellulare. Rispondo ed era un tecnico della Vodafone, o comunque un tecnico della telefonia. E mi dicono, signora, io sarei disposto a passare nella prossima mezz'ora, se vuole, vengo e vedo qual è il problema. E io dico, va bene, passi così, prima arrivano, prima me la aggiustano. E ovviamente tipo ho fatto di fretta e furia perché volevo sistemare bene o male le cose che erano un po' in disordine, quindi per esempio avevo lo stendino proprio lì vicino al modem, ho tolto lo stendino, ho tolto tutte le cose, ho rifatto il letto, mi sono data io una sistemata per non sembrare proprio una barbona, perché poi per fortuna i giorni prima avevo sistemato casa, quindi era tutto a posto a grandi linee. Sono arrivati i tecnici della Vodafone. E praticamente dopo, penso, 2 orette di lavoro mi hanno detto che qualcuno nella cantina aveva tagliato i miei fili della fibra o comunque li aveva rotti. Ovviamente a me non mi hanno detto nulla perché figurati se succede qualcosa nessuno si prende mai la responsabilità e facciamo tutti finta di nulla. E praticamente mi hanno detto che era proprio successo che magari qualcuno involontariamente l'aveva rotta, però si erano accorti che il filo si era rotto. Ovviamente nessuno mi ha detto niente. E io se non avessi chiamato il servizio clienti avrei avuto la fibra. Messaggino. Ok, you only live once, si è iscritto al mio canale. Ciao, grazie. E praticamente io per fortuna li avevo chiamati, quindi hanno risolto tutto, io non ho dovuto pagare nulla per fortuna, anche perché in casa, se non mi sbaglio, non avevo contanti. No, mi sa di no, vabbè, chi se ne frega. Mi hanno chiesto soldi, quindi tutto tranquillo. E quindi di nuovo internet andava a bomba, quindi io felicissima. E tutto tranquillo, fino a quando la sera proprio arriva il massimo della febbre. Cioè, la sera io proprio ho visto i mostri. E quando io faccio gli incubi sudo tanto è perché ho la febbre molto molto alta. E quindi, cioè, quella è stata una giornata veramente terribile per me, veramente terribile, terribile, terribile. Poi nel frattempo ho avuto problemi con la macchinetta che si accendeva, che non si accendeva, problemi a casa con la caldaia, ma tante piccole cose che mi hanno veramente dato ai matti, perché io ho detto, figa, ma non me ne va bene una, cioè questa settimana non me ne va bene una. E quindi sì, è stata una settimana veramente del cavolo per me, bruttissima, veramente bruttissima. Quelle cose che tu dici, sì, vabbè, ma tanto ci siamo passati tutti, però... Tutte insieme, tutte quando sei malata, perché è sempre così, quando tu sei malata, quando stai poco bene, è lì che ti capita tutto, perché quando stai bene, quando sei disponibile, quando sei tranquilla, va tutto bene, va tutto liscio. E quindi sì, questo era un video della serie, un video abbastanza inutile, però c'avevo proprio voglia, stavo tirando tutto, però c'avevo proprio voglia di star qui, di chiacchierare con voi, anche perché oggi è un po' grigina la giornata e un po' grigino anche il mio umore, quindi mi sono detta parlo con i ragazzi così mi sento più felice perché veramente quando io sono triste e mi metto a girare un video divento subito felice, cioè proprio YouTube è proprio una valvola di sfogo grandissima per me, proprio mi piace, mi mette allegria, mi mette felicità, infatti anche stamattina mia madre mi ha chiamato con FaceTime. E tipo mi fa, stai girando un video, stai facendo un video perché mi ha visto più allegra, più felice, io mi stavo truccando e faccio no, 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 non devo fare, cioè non l'ho filmato, lo devo girare e quindi anche lei penso che si sia accorta che quando faccio video sono un pochino più allegra e niente, quindi sì, tutto qua. Allora io vi chiedo di seguirmi su Instagram perché quando verrà mia sorella vorrò fare un video ask insieme a lei e le domande vi chiederò di farle su Instagram nel box informazioni che vi lascerò. Quindi se ancora non mi seguite, seguitemi su Instagram perché molto presto, prossimamente, vi chiederò di farmi delle domande a me e a mia sorella, così poi rispondiamo. E nulla, quindi se siete arrivati fino a qua, ogni volta me lo dimentico.
fare questo giochino nei video, però questa volta me lo sono ricordato. Se siete arrivati fino a qua, vi chiedo di lasciarmi un commento con questa emoji, che è l'emoji della zucca, dato che ormai siamo quasi in tema autunno, Halloween, e quindi se vi va lasciatemi un commentino con questa emoji qua e nulla, io spero che questo video vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto soprattutto compagnia e vi ringrazio per aver tenuto compagnia a me e io vi mando un bacione enorme enorme, come sempre vi chiedo di lasciarmi un bel pollice in su e se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi perché altrimenti vi perdete tantissimi altri video bellissimi. Bellissimi come questo, e attivate la campanellina così non vi perdete nessun video come questo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Rifaccio. Ciao! Sarò a fuoco blu, chi lo potrà mai dire? Sì, dovrei essere a fuoco. Fantastico, cominciamo questo video.